di mare, il mare di Capri, con l'associazione Capriamoci. Abbiamo qui con noi il signor Tonino Celestini, cofondatore, Luca De Simone, il Buongiorno. presidente, e un altro cofondatore, Giovanni Anastasio. Buongiorno. Grazie all'amore per la nostra terra e al senso di appartenenza che ci lega alla nostra isola, nasce a Capri l'associazione Capriamoci, che ha come scopo principale lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, nonché la rispettosa fruizione delle acque costiere. Capriamoci, percorrere migliori acque. Con questo annuncio su Facebook l'8 giugno è nata l'associazione che riunisce appunto gli amanti del mare. Da quale esigenza è nata l'associazione? L'associazione nasce dall'esigenza di tutelare il nostro bene primario, che è il mare, e la nostra cultura, che è legata con le varie attività, che sono sia di svago che di lucro. Quindi ci stanno molti problemi attualmente che vanno affrontati e noi ci sentiamo di dover in dovere di fare qualcosa per i nostri figli, per la gente di Capri che ne soffre Ad oggi in quanti hanno aderito? in questo momento. Ad oggi siamo quasi 200 e il numero è in costante crescita perché c'è sempre una maggiore richiesta appunto di partecipare alla nostra associazione, dati appunto gli obiettivi che ci proponiamo, di svolgere e di compiere. E qual è il rapporto con i due comuni? Il rapporto con i due comuni è ottimo. Ci hanno sempre appoggiato su tutte le nostre iniziative e noi abbiamo il patrocinio sia del Comune di Capri, di Anna Capri e anche della Capitaneria di Porto. E il rapporto con il porto turistico? Il rapporto con il porto turistico è veramente ottimale, ci sono sempre venuti incontro in tutte le iniziative che abbiamo preso fino ad oggi e ci sostengono sempre e ci aiutano proprio perché sposano la causa appunto di salvaguardare l'ambiente marino e l'identità caprese. Le iniziative messe in campo, quelle più importanti, quali sono state e quali saranno quelle future? Allora, le iniziative messe in campo più importanti è stata la sensibilizzazione a mo' di volantino per la riduzione della velocità nelle nostre acque. Questo è stato fatto sia per diminuire il rischio di incidenti in mare che per migliorare anche la vita in mare, l'offerta turistica, le varie attività come i pescatori che sono sempre diciamo danneggiati, i diportisti che non riescono più a godere del mare a pieno perché è diventata una cosa quasi impossibile in determinati orari. E questa sensibilizzazione è stata fatta tramite volantino, sia a mare che a terra. Abbiamo avuto una barca nostra che girava nelle acque sensibilizzando e distribuendo questi volantini. Poi abbiamo fatto anche un'altra cosa, ci siamo sentiti in dovere di molte di queste barche, magari gli armatori non sono a conoscenza della condotta dei loro comandanti, quindi abbiamo ritenuto opportuno arrivare a capo e sensibilizzare prima loro. Quindi abbiamo mandato ai vari armatori, sia di terraferma che locali, abbiamo esposto il problema e abbiamo chiesto aiuto nel diminuire la velocità di questi loro natanti. E poi un'altra cosa che è stata fatta, e questa dobbiamo ringraziare ancora il porto turistico di Capri, è stata la possibilità di avere uno sconto per i nostri associati ed è stato importante perché si sono sentiti gratificati del lavoro svolto e dell'impegno profuso per la causa. Continueremo comunque su questa strada perché c'è ancora tanto da lavorare, specialmente sulla velocità e come obiettivi futuri, oltre a questo, noi appunto vogliamo coinvolgere la popolazione, gli associati, ma la popolazione in generale. Infatti, proprio di qualche giorno un sondaggio fatto su Facebook, approfitto per invitare a chi ci ascolta di partecipare a questo sondaggio perché è veramente importante, perché tramite questo sondaggio riusciremo a capire veramente quali sono le Dei priorità cittadini. dei cittadini da seguire e noi ci impegneremo insomma Del nostro nel piccolo. nostro piccolo in quello che possiamo fare a migliorare la nostra isola.
Questo è sicuro, il nostro impegno ce lo mettiamo e abbiamo una buona partecipazione e quindi capisci, è sfuggita di mano, dobbiamo un attimo riprendercela. Va bene, grazie mille per essere stati con noi, alla prossima. Grazie a lei, grazie.